Benvenuti, voglio salutare prima di tutto le autorità presenti, il dottore il presidente Nicola Netti, il Fabio Grosso, vicepresidente del Garda della CUPA, e poi il padrone di casa, il sindaco dei sindaci, io direi come per la lunga esperienza amministrativa, il sindaco per eccellenza che è Antonio Magliano. Buonasera a tutti, un saluto alle associazioni, vedo anche le guardie con Zoffio, se vogliono anche sedersi, senza stare qui possono accomodarsi. Un saluto alle realtà commerciali, artigianali, alle associazioni, un saluto a tutti voi che avete accolto il mio invito. Tra breve dovrebbe arrivare l'assessore regionale Loredana Capone, che era a Lecce, arriverà sicuramente in ritardo, ma sicuramente ne parla. Oggi è una serata importante, una serata particolare. Per la comunità di Lecce, l'amministrazione comunale nell'assessorato alle attività produttive riconosce un'eccellenza, premia un'azienda locale, premia un giovane nostro concittadino, un imprenditore che dopo 12 lunghi anni di sacrificio, di impegno, a questo va proprio evidenziato, riceve dei premi internazionali che sono l'orgoglio di tutta la comunità. Parlo di Gino Amato, a cui farei il primo forte applauso. L'azienda Amato, correggetemi se sbaglio, nasce nel 1938 dal nonno Gino Amato. Successivamente continuano i figli Giuseppe e Fernando, che saluto, sono in prima fila, e poi continuano con loro i figli dei figli del nonno intero, Gino Amato, Edoardo, l'amico Edoardo e Gino. Una famiglia, voglio proprio usare, io direi meravigliosa, perché hanno dato tanto a questa comunità. Sicuramente per loro è un lavoro, però bisogna evidenziare alcuni aspetti che sono sotto gli occhi di tutti. Hanno fatto conoscere bene, l'hanno fatto conoscere ovunque, in tutto il Salento. Dico questo perché, che io lo so perché sono cliente di tutti e due, dico questo perché da diversi paesi vengono ad acquistare l'azienda Amato. Primo, per la qualità dei prodotti che non si discute, sono eccellenti. Secondo, per l'accoglienza che hanno dato ai clienti. Tipica dei lecchilesi, permettetemi di dire, però è tipica anche della famiglia Amato. Insomma, questa accoglienza fa piacere quando entri nelle loro attività e per questo vi ringrazio. Oggi il riconoscimento è tutto tuo, caro Gino, l'azienda Gino Amato, allo stesso nome del nonno. L'azienda di Gino oggi riceve un riconoscimento importante. Un riconoscimento della Federazione Internazionale Chef Chef di Roma, come spero di ben pronunciarlo, Master in the World, maestro della carne del mondo. Ditemi se può, il nostro concittadino di Lecce porta Lecce con i suoi prodotti, con la sua qualità, la porta nel mondo. Io più che maestro, caro Gino, ti definirei un artista pazzo. Pazzo del bello significato, nel senso migliore del termine. Un artista perché un artista che cosa fa? Cerca di riprodurre i propri sogni, le proprie emozioni, trasformandole in realtà. E tu hai fatto questo, hai trasformato il tuo sogno in una meravigliosa realtà. Un'altra capacità che io personalmente ti voglio riconoscere questa sera è quello che tu riesci a fare. Ecco perché pazzo. Perché riesci ad associare il buon gusto, la qualità, la professionalità in modo originale, in modo creativo, anche nell'invenzione proprio di quelli che sono i prodotti brevettati a mano addirittura.
Penso al pasticciotto amato, per esempio. Un risultato straordinario. Credo che la tua esperienza sia di esempio a tutti noi giovani. Un esempio perché dal duro lavoro, dal sacrificio, dall'impegno, dalla dedizione, dal coraggio, dalla paura di sbagliare, hai raggiunto un risultato straordinario. Dinanzi anche ad un periodo di crisi che veramente non lascia scampo. E quindi hai dimostrato che per vincere ci vogliono le proprie forze, bisogna sfidare se stessi, bisogna credere, specialmente in questo momento in cui la politica delude e i giovani sono veramente senza speranza. Puntare nelle proprie forze, andare avanti nel proprio sogno, questo ha fatto Gino. Questo è Lecce è un paese, io me ne sono innamorato di più da quando sono amministratore, è un paese meraviglioso. Un paese che lavora, è una terra, come ho detto anche nel video, una terra di sapori, una terra di eccellenza, e l'ho detto, lo dico sempre, insieme ai commercianti, agli artigiani, noi stiamo raggiungendo risultati mai visti. E lo dico con umiltà, perché non è tutto merito dell'assessore Nicolini, ma è la collaborazione che insieme a voi io faccio ogni giorno. Tutti potete confermare che io sono presente con voi, mi chiamate, vengo. Affrontiamo i problemi insieme, certo, non è tutto oro quello che lucida, nel senso che tutti i problemi non possono essere risolti, quindi un conto è fare politica vera, un conto è fare demagogia, bisogna guardare la realtà. Tanti problemi non si possono risolvere, però io li stiamo, mi sto guardando in faccia insieme a voi e stiamo cercando delle soluzioni. Abbiamo un gruppo su WhatsApp, parlo più con voi con la mia fidanzata, quindi regolatevi, che fine farò, però lo faccio con piacere e con gratificazione. Noi insieme, può sembrare quasi propaganda dire che abbiamo raggiunto i risultati, no? Oppure pubblicizzare l'operato dell'amministrazione. I risultati di cui oggi sto parlando sono certificati, sono risultati veri, sono risultati dimostrabilissimi. Dalla Camera di Commercio, sono dati ufficiali. Voi considerate che Lecce è cresciuto tantissimo dal punto di vista artigianale e commerciale. Noi nel 2012, questo è un elemento importante, sindaco, che l'ha detto, sul territorio di Lecce, tra commercianti, artigiani, associazioni, Lecce contava 550 realtà. Dal 2012 ad oggi siamo cresciuti di oltre il 40%. Siamo circa 800, signori miei, e questi sono i frutti di un lavoro da parte dei commercianti e degli artigiani che lavorano con sacrificio, con impegno, ma permettetemi di dire anche sono risultati di un'amministrazione che negli anni ha promosso in modo attento e oculato la categoria. Quindi è la politica partecipata, la politica fatta insieme, in squadra, questo fa vincere e fa raggiungere questi risultati. Tante le iniziative a cui abbiamo partecipato dal primo giorno in cui ci siamo insediati, poi avevo detto anche che avremmo parlato di commercio, di imprese, di Gino, ma anche di risultati raggiunti. Tanti, noi siamo stati all'Expo 2015 grazie a Gallo, Valle della Cupa, con la proiezione del nostro video. Siamo stati ad Arte Florando, un evento internazionale che si fa in San Pietro in Lama, ma che vede la partecipazione di persone di esperti di fiori internazionali che hanno conosciuto le nostre eccellenze. Abbiamo realizzato diversi video su YouTube, potete trovare vieni in Lecce, se scrivete troverete i nostri video, siamo su Facebook, siamo sui social, siamo presenti anche in questo tipo di comunicazione. È importante, serve una politica partecipata, le amministrazioni, un'amministrazione che non agevola l'impresa anche in questo modo, è un'amministrazione morta. Un'altra idea che ho fatto, approfitto della presenza del vicepresidente di Valle della Cupa, ho convocato tutti i sindaci di Valle della Cupa, li ho chiamati insieme al sindaco di Lecce, abbiamo parlato, ho fatto una proposta, quello di realizzare un portale del commercio
nazionale. Che significa? Un sistema nuovo ed innovativo in comune, in rete con tutti i comuni del GAL, che possa valorizzare tutti, anche quel piccolo artigiano che ha prodotti eccellenti e non può permettersi di promuoverli. Quindi con un semplice click in rete con questo portale noi avremo la possibilità di promuovere su scala nazionale le nostre realtà, le nostre eccellenze. Siamo in una fase veramente di studio del progetto, io ne ho parlato anche con il sindaco di Peruzzi, Giuseppe Taurino. Stiamo affrontando questo progetto, spero presto diventi una realtà. Un modo nuovo, innovativo per comunicare col mondo, ecco, lei se lo può permettere a tutte le parti in regola. Io credo più che mai che oggi dobbiamo unire le forze, e non lo dico per fare uno slogan di circostanza, dobbiamo unire le forze, dobbiamo non pensare al proprio orticello, dobbiamo costruire, dobbiamo fare sistema, dobbiamo fare rete. Perché se si fa rete si cresce, se si investe nell'impresa si crea sviluppo, si crea turismo, si crea occupazione, si crea futuro, e nell'impresa, nell'artigianato il futuro, e nient'altro. Quindi facciamo rete, lo dico a tutti i commercianti presenti, facciamo squadra, perché così facendo si vince, e io dai dati ufficiali vi dico che stiamo vincendo. Auguri a tutti quanti voi, auguri a Genoa Mantova.